Messaggio del 10 dicembre 2023, ricevuto dalla coscienza solare. Piccola luce, emissaria del sole, messaggera dei solari, ambasciatrice di luce. Questo non è un tempo normale, è un tempo assai speciale. L'assoluto ha aperto le porte del sole e noi, esseri solari, stiamo scendendo in missione sul pianeta. Chi in spirito, chi nella carne, chi come seme, chi come animale. Tutti diretti sul vostro pianeta, che verrà consacrato al sole molto presto. La Terra diverrà un pianeta sacro ed entrerà a far parte della Confederazione. Un pianeta sacro, destinato ad incarnare il principio solare. È scritto: si chiama evoluzione. E come ogni processo evolutivo, creerà selezione, una selezione naturale, che non è buona o cattiva, misericordiosa o crudele, è semplicemente evolutiva. Dunque, coloro che faranno parte della nuova civiltà solare, l'era del sesto sole, la nuova umanità solare, passeranno la selezione ed avanzeranno nell'evoluzione. Luce, ambasciatrice del sole, vestita di luce solare, apri il tuo cuore alla nuova frequenza e lasciala entrare. Non sarà in dolore, ma come un incendio divamperà. Questo sarà ciò che accadrà sulla terra. Il fuoco sacro divamperà e tutto trasformerà. Il fuoco sacro, chiamato Christos. Il fuoco brucia, ma non fa cessare la vita, al contrario, la fermenta, la trasforma. E come l'araba fenice, dalle ceneri nasce nuova vita. Il fuoco purifica, il fuoco trasmuta, il fuoco non distrugge, ma trasforma. L'anno 2024, infatti, sarà l'anno del fuoco, l'anno del drago, l'anno del gas, magma e vulcani, ma anche vento e tornadi. La terra continuerà con le doglie del parto e continuerà a scuotersi. Il nessun elemento sarà nella quiete nel 2024.
Nel 2024 ognuno di loro verrà sollecitato dal sole e molti solari in corpi umani si risveglieranno. Molti solari si incarneranno prendendo un corpo umano nel nuovo anno. Molti solari personificheranno creature pronte e predisposte a tal fine. Si tratta di un principio d'amore, di un principio cristico, di un disegno planetario allineato con il proposito dell'amore cristico. La Terra e tutta l'umanità intera è destinata ad evolvere, ad avanzare, ad incarnare il principio solare. E anche se tutto ciò viene distillato goccia dopo goccia, tutto comunque avverrà. Esserci dipende solo da voi. Preparatevi perché verrete rinsufflati dagli spiriti solari. Preparatevi per questa evoluzione spirituale, per questo grande dono che viene dal sole e vi aiuta ad evolvere.